Finalissima della 17ª edizione mondiale ribelli a Lascio di Pisanello, è il 10 luglio del 2016. In campo ci sono Marocco e Citoyen. Attenzione, c'è il gol in diretta, lo diamo subito. Marocco, siamo Marocco 75 con il Citoyen, secondo tempo, minuto. Sesto minuto del secondo tempo, grazie all'arbitro Scarmozzino che ci ha segnalato e anche al notaio di regia. Quindi ricordiamo 7-5 per il Marocco con i Citoyens. Come dicevi te giustamente, dare l'undicesima edizione del Mondiale dei Belgi. Si è svolta prima di questa partita del terzo tempo fra Lega Ambiente Vico di Serpa e vinta dalla Lega Ambiente Pensa 4. Terzo tempo, che è la partita sostanzialmente che racconta un po' quello che è il contenuto più profondo del Mondiale dei Belgi. Che è quello appunto, un po' oltre che anche cioè, il senso della partecipazione a un evento collettivo. Attenzione al Marocco, un attacco. Ancora il Marocco. Un tiro, no. No, è un no, tiro no. Un tiro no. No, no, no. Ci ho pensato, no, dai. Ci ho pensato un, ci ho pensato un po' troppo. Poi ha detto non lo puoi. È svanita l'occasione per il Marocco. Comunque diciamo no, la verità. Diciamo, sono arrivati allora, in finale due tra le squadre migliori del torneo. Migliori che hanno meritato. Però ricordiamo anche che lo spirito del torneo, come dice, cioè, si dice sempre, è quello antirazzista, è quello di, come dice uno degli slogan, no, del torneo, diamo un calcio, no, al razzismo, diamo un calcio, calcio al pallone e un calcio al razzismo, sì, no. Volevo dire bene, però il senso è quello, chiaramente, e noi chiaro, siamo d'accordo, perché se no anche Back to the Football non sarebbe qui, non sarebbe qui con Radio Rock, con tutti i ragazzi di Rebeldia che organizzano da tanti anni, da 11 anni, il Mondiale Rebelde con il patrocinio, ricordiamo, della WISP, no? Della Lega Calcio della WISP e come detto di Rebeldia, del progetto Rebeldia, che si impegna per questa manifestazione che ormai penso, no Dario, si è diventata anche un punto di riferimento, diciamo, in città, no? Ma non solo, penso che sia un unicum, per questo sono molto contenti quest'anno di partecipare a fare le cronache per una delle giornate del Mondiale. È un unicum a livello nazionale. A livello nazionale, non penso che, insomma. Perché l'idea è di mettere insieme, no, una serie di squadre che facciano parte di alcune associazioni, ma anche delle comunità che vivono e attraversano la città. Certo. Sia temporaneamente che in maniera più continuativa. C'è, cioè, il Marocco, da tanto, però ci sono la squadra dei rifugiati, si fa ieri, certo. Ci sono le comunità anche storiche che sono da tantissimi anni nella nostra città e le associazioni storiche di Pisa, no? Certo. Penso non solo associazioni, ma anche ha partecipato anche, come dici sempre, di un bar storico di Pisa, non direi, ma non per fare di pubblicità, ma perché è vero, perché se lo meritano, che è la Piazza d'Oro, certo. E quindi ci vengono rappresentate un po' tutte le facce della nostra città. E ricordiamo una cosa, Dario, noi abbiamo dedicato noi tutti la tutti grande tiro che sfiora la traversa. Ricordiamo che noi e tutti ancora parate dei Citoyen e tutti i ragazzi del progetto, attenzione, del progetto Rebeldia abbiamo indicato questa serata, no, serata finale alla memoria di Emanuele Nandim, penso che si dica, sì, il ragazzo ucciso a Fermo, da Fermo, che era scappato all'attacco di Boko Haram, ucciso da un fascista a Fermo pochi giorni fa, quindi la serata la dedichiamo a lui. Viva il Mondiale Rebelde! Viva il Mondiale Rebelde! Viva l'antirazzismo! E grazie a tutti!